siamo diventati i volti della nuova campagna del McDonald's. Abbiamo già girato degli spot che andranno in onda dal 1 novembre. A momenti. Ci sono degli spot che come dire, che prendono un po' spunto anche dalla nostra storia, da quello che noi siamo stati. Ma basta, che non possiamo dire altro. E poi tra l'altro sì, molto moderno. Come la ragazza qua. E parleranno appunto dei lanceranno nuovi panini, che sono dei panini tutti italiani. La McItaly. Esatto. Con dei sapori italiani, dei sapori che sono 4, che mi pare essere il numero imperfetto per eccellenza. Perfetto. Esatto. Qui sarà. Sei emozionato? Sì, dai. Ti preso un attimo di. Ci sarà il calabrese. Sì. Calabrese. Ci sarà l'asiago dop. Asiago dop. Ci sarà il tirolese. Il tirolese e lo speck. E poi il provolone. Dopodiché abbiamo fatto già, ovviamente saremo presenti anche sul web, perché abbiamo girato l'applicazione di Facebook, che poi sarà, è tutta una cosa interattiva col pubblico. Siete coinvolti anche voi, esatto. Ma non ci deludete. E in tutto questo poi abbiamo avuto la grande possibilità di andare al sud, che è la prima volta, perché non siamo mai scesi oltre Napoli, che è stata l'unica tappa, le uniche tappe al sud. Al sud. No, Lecce. Sì, Lecce, sì, però per un festival, non per un concerto. Sì, invece faremo un concerto a Reggio Calabria proprio. Il 16 novembre? Il 16 novembre. Senza Garibaldi. Venite numerosi. Sì, ti aspettiamo. Da tutte le parti d'Italia, ecco, come dire. Prenotate i biglietti, muovete, prendetevi il giorno di lavoro. Ragazzi, è gratis. Tutte le ragazze moderne possono venire. Cioè, accogliamo tranquillamente, cioè, anzi più ragazzi ci sono no ragazzi, ragazzo era perché era per la massa, era per la gratis, era gratis, è arrivato la routine e niente, stiamo lavorando a delle nuove produzioni, a delle nuove canzoni, è uscito il video dei CD Baby. Che è una figata, ragazzi, è uscito sul web, in piattaforma su quale noi forse ancora ci sono dei progetti web in progetti in cantiere. Quanti progetti abbiamo in progetto che si progettano? Quanti progetti che si progettano? Per cioè, ragazzi, abbiamo un sacco di accidenti, un sacco di progetti che si progettano. E quindi speriamo il meglio e speriamo di come dire, piacervi anche in questo lupo, in questa nuova veste. Questa veste è un po' più come dire televisiva. A proposito di televisione, ragazzi, saremo anche su Facebook a commentare il venerdì la puntata di X-Factor, sì, perché quest'anno stiamo ovviamente, se non ci stiamo ovviamente perdendo nessuna puntata. Siamo molto interessati. Come giusto che sia per i, come dire, il passaggio del testimone. Noi ci sentiamo un po' i papà. Oggi in particolare siamo un po' tristi per le sorti dei locali che ieri sono ragazzi. Però ragazzi, è difficile, noi anzi capiamo assolutamente quali sono, possono essere le difficoltà appunto dei concorrenti, perché ce ne passano pure noi, quindi è un massacro, ragazzi. Asabim, è come i Landeri, questa Napoli immortale, perché immortale. Poi, vuol dire che ti salva lui, vuol dire che è proprio ha vinto, quindi insomma ci vediamo tutti su Facebook per parlare e dialogare su quello che sta poi. E via. Commenta, ragazza moderna, commenta. Esatto. Stay angry, stay foolish.